Le ultime volte ci siamo lasciati parlando di come si legge il calendario. Adesso siete assolutamente in grado di leggerlo. Ora approfondiamo un po' meglio le feste delle quali abbiamo parlato. Cominciamo con appunto Calende, None e Idi. Allora, Calende, ok. Cosa sono le calende? Le calende abbiamo detto che sono il primo del mese. Sono sempre il primo del mese, a prescindere da quale calendario si utilizzi. Per cui, se si tratta del calendario giuliano, saranno il primo esattamente come da noi, per cui il primo gennaio, il primo febbraio, il primo marzo, eccetera, eccetera, esattamente come da noi. Ok. Nelle calende invece del calendario pre-giuliano, ok, cioè che corrisponde al cosiddetto calendario di Numa, ok, Numa, le calende si cerca sempre di farle, sono sempre il primo del mese comunque, ma si cerca di farle corrispondere con il novilunio, ok? Perché Macrobio ci dice che in origine il calendario romano aveva le calende in corrispondenza del novilunium, le none in corrispondenza del primo quarto e le idi in corrispondenza del plenilunio. Per cui nel calendario pre-giuliano di Numa ci sarebbe anche un cosiddetto calendario di Romolo, ma questo non c'è nessuna attestazione concreta della sua esistenza, molto probabilmente non è mai esistito, ma di questi singoli calendari ne parleremo meglio in un altro video. Allora, perciò questi corrisponde al novilunium, ok, che è diverso dal nostro novilunio, ok? Sono diversi. In che cosa sono diversi? Beh, allora, noi abbiamo il nostro bel pianeta Terra, ok? Da qui vengono i raggi solari, ok? Il nostro novilunio è quando, scusate il disegno un po' da scuola elementare, il nostro novilunio corrisponde a questo momento qui, anzi facciamo così così un po' più chiaro, cioè al momento in cui la Luna è interamente oscurata dal Sole, nel senso che noi non vediamo in nessun punto la luce proiettata dal sole sulla superficie lunare. È il momento di massima oscurità. Invece il novilunium romano corrisponde alla apparizione del primo spicchio visibile, per cui è all'incirca così, ok? Bene, del primo spicchio. Quando avviene questo primo spicchio? Beh, allora nel 700 è stato calcolato che avviene circa 14 ore dopo il picco massimo di fase, ok? Perciò che cosa accadeva? Che il pontefice minore si sedeva e attendeva fino a quando non compariva il primo spicchio. Quando compariva il primo spicchio, andava a comunicarlo al pontefice massimo, il quale dichiarava che erano le calende. A quel punto chiamava a raccolta il popolo. Il verbo che si utilizzava per dire chiamare a raccolta era calare. Infatti, calende viene proprio dal verbo calare, cioè chiamare a raccolta. Quindi le calende sono il momento in cui il pontefice massimo chiama a raccolta il popolo e che cosa fa? Beh, indice le calende, naturalmente.
ma indice anche tutte le feste del mese. Per cui in questo giorno lui dice tra 5 giorni saranno le nonne, 9 giorni dopo le nonne saranno le idi, dopodiché si attendono le calende successive. Si ricordi che il secondo giorno prima delle nonne sono questa festa qui, il quarto prima delle idi sono quest'altra festa qui. Insomma, gli dà tutte le indicazioni rituali di quel mese lì. Inoltre le calende sono sacre generalmente a varie divinità a seconda del mese, perché sono le calende che determinano le caratteristiche e le qualità dell'intero mese. Se uno guarda le feste al primo di ogni mese, vede che le divinità che sono connesse a quella festa lì poi sono strettamente connesse anche con tutte le altre festività e le caratteristiche del mese stesso. In generale le calende sono sacre a Giunone, tanto è vero che compare citata anche una Juno Calendaris, che è quella che a cui evidentemente si offre a tutte le calende. Nel culto romano oggi generalmente la pratica che gran parte delle persone fanno è quella sorta dall'MTR, che prevede l'offerta a Juno Covella. Comunque queste poi sono percorsi e pratiche parallele. Dal punto di vista storico questo è il quadro. Bene, spero che sia stato interessante. Se avete delle domande fatecele pure nei commenti, risponderemo quanto prima. Le domande più interessanti, da lì potrebbe anche nascerne ulteriori video, per cui potreste anche esserci d'aiuto in questo senso. Mettete like e iscrivetevi al canale per vedere altri video sulla religione romana. Vale!